Facciamo qualche esercizio, cioè proviamo a fare per esempio il limite per n che tende a infinito dell'integrale tra 0 e 1 di n all'alfa per x alla beta per e alla meno n quadro x quadro. Siamo tra 0 e 1. Che fa n alla alfa per x alla beta per e alla meno n quadro x quadro quando n tende a infinito? Allora, tende a 0, sì. E quale motivo? Qua avete se x è maggiore di 0, questo tende a 0 esponenzialmente, questo tende a più infinito polinomialmente, quindi l'apporto è un limite notevole che tende a 0. Se x invece è uguale a 0, c'è questo che è uguale a 0, quindi tutto sempre uguale a 0, questo converge sempre. Andiamo a vedere invece che succede se a questo integrale qua. Allora, innanzitutto facciamo cambiamento di variabile. Facciamo t uguale a nx. Quindi questo diventa l'integrale tra 0 ed n, qua mi viene e alla meno t quadro, poi x uguale a t su n, qua viene t su n alla beta, per n alla alfa, dt uguale a n dx, quindi qua mi viene dx, e però qua mi viene un'altra n. Ok, quindi qua mi viene n alla alfa meno beta meno 1 per l'integrale tra 0 ed n. Di t alla beta per e alla meno t quadro in dt. Prendiamo alfa e beta maggiore di 0. Allora, a questo punto che mi succede? Questa, la funzione, chiamiamola f di t uguale t alla beta per e alla meno t quadro è L1 di 0. Questo è facile da dimostrare. Diciamo, sicuramente questa qua è integrabile con integrale finito su ogni intervallo, su ogni intervallo 0 a, ma diciamo sicuramente da un certo punto in poi questa è minore di e alla meno t, per esempio, e alla meno t, l'integrale di e alla meno t più infinito è finito, quindi questo integrale. Allora, cosa succede a questa quantità?
Quando n tende a infinito, questa quantità tende chiaramente all'integrale, da zero. Qua stiamo facendo la convergenza degli integrali, non stiamo applicando Fatuo o Lebesgue, ma questo sicuramente tende all'integrale t alla b per e alla meno t quadro in dt. No, qua stiamo applicando in realtà per volere. E questo tende a quello che... comunque questo numero è così. Quindi dipende tutto da questo. Quindi abbiamo tre casi: se alfa è minore di beta più 1, scusate, scrivo, mi sa che sto andando fuori della... scrivo qua, il limite fa 0 se alfa è minore di beta più 1, fa integrale da 0 a più infinito t alla beta per e alla meno t quadro in dt se alfa è uguale a beta più 1, e fa più infinito se alfa è maggiore di beta più 1. E se alfa è uguale a beta più 1, questo vale 1 e questo vale questo. Se alfa è maggiore di beta più 1, questo non è infinito, questo è un numero positivo, il prodotto va più infinito. Se alfa è minore di beta più 1, questo tende a 0. Quindi, dove possiamo sperare di applicare il teorema della convergenza nominale di Lebesgue? Solo qua. Perché il passaggio all'integrale sotto il segno integrale non vale in questo caso e non vale in questo caso, perché la successione di funzioni f con n tendeva a 0, sempre, dappertutto. Quindi, come vedete, il passaggio lì sotto il segno integrale mica vale sempre. Quella tende a 0, gli integrali vanno più infinito, ma possono anche andare a un numero finito. Oppure possono effettivamente andare a 0. Quindi, qua possiamo sperare per, diciamo, recuperare il fatto che là gli integrali tendono a 0, possiamo cercare di maggiorare con una dominante. Qua in realtà stiamo cercando di risolvere l'esercizio inverso, cioè già abbiamo fatto il limite degli integrali, quindi diciamo vogliamo semplicemente far vedere che ci sta una dominante, perché potevamo farlo applicando il teorema. Allora, se vogliamo trovare la dominante, allora, noi abbiamo il problema, qual è? Il problema è vicino a 0, quindi noi vogliamo trovare una dominante del tipo x alla gamma. Gamma può essere anche negativo, x alla meno gamma, e vogliamo che questo sia maggiore o uguale di n alla a per x alla beta per e alla meno n quadro x quadro, questo per ogni x compreso tra 0 e 1. Allora, che vogliamo? Quindi vogliamo che e alla meno n quadro x quadro per n alla alfa per x alla beta più gamma deve essere minore o uguale, vabbè, qua ci possiamo mettere una costante c che chiaramente debba essere minore o uguale di c per x compreso 0. Allora noi andiamo a fare il massimo di questa funzione qua. Allora, il massimo di questa funzione qua, questa chiamiamola g,
con n di x, a fare il primo n di x, questo quanto fa? Cioè n all'alfa sta in evidenza, poi abbiamo e alla meno n quadro x quadro sta in evidenza, poi quando derivo questo pezzo mi viene beta più gamma per x alla beta più gamma meno 1. Quando derivo quest'altro pezzo mi viene meno n quadro 2 n quadro x, ok? Perché viene questo stesso esponenziale per la derivata di meno n quadro x quadro che fa meno 2 n quadro x. Allora uguagliamo 0. Ah sì, ovviamente per moltiplicato per beta più gamma, ovviamente quella è la derivata, però devo ricordare di moltiplicarla per l'altro pezzo, non derivata. Quindi quando adesso uguagliamo a 0 posso mettere in evidenza questo. E cosa ottengo? Vabbè, ovviamente se questo numero è positivo, se questo esponente è positivo, questa si annulla anche in 0, ma là non è che là non ci sta di massima, perché la funzione è in 0, tutte le funzioni in 0 valgono 0. Quindi cosa mi rimane? Mi rimane beta più gamma per meno 2 n quadro x quadro uguale a 0. Quindi rimane x quadro uguale beta più gamma fratto 2 n quadro, e quindi x chiamiamolo x con n, dove c'è il massimo della funzione f con n, uguale una costante radice di beta più gamma mezzi fratto n. Ora che succede quando vado a valutare la funzione in la mia funzione f con n era questa, era la g con n, no? Era n all'alfa per x, cioè radice di beta più gamma mezzo su n, tutto elevato alla, alfa più, alla beta più gamma per e alla meno beta più gamma mezzo. Questo è questo è esattamente il massimo di f con n, scusa, di g con n di x con n. Quindi vedete, questo qua lo scrivo qua, che questo è una costante che non dipende da n, e qua che cosa abbiamo? Abbiamo n all'alfa meno beta meno gamma. Allora io che cosa voglio? Voglio che questo sia quantomeno 0. Quindi che cosa mi serve? Mi serve che gamma sia, se voglio che questo sia 0, gamma deve essere uguale ad alfa meno beta, vediamo. Se voglio che sia negativo, gamma deve essere maggiore
uguale alfa meno beta. Allora, se alfa è minore di beta più 1, se alfa è minore di beta più 1, gamma è minore di 1. E quindi abbiamo trovato la maggiorante di questo tipo qua. Ma se gamma è minore di 1, effettivamente integrata da 0 e 1 di questa qua come fa? Questa somma. Se invece alfa è uguale a beta più 1, la maggiorante di meno viene 1 su x, c su x, che non è sommabile. E quindi non possiamo applicare le back. Il che non dimostra che il limite degli integrali non fa 0. Però noi abbiamo fatto il limite degli integrali da parte, abbiamo verificato che in quel caso effettivamente non fa 0. Questo è un esempio leggermente più complicato di quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ok, facciamo un altro esempio. Usiamo sempre. Forse. Va bene, lascio solo un altro così. Potete poi fermare l'immagine perché la telecamera non prende tutta la... Oggi è una giornata un po' particolare. Allora, prendiamo un altro. Qua vediamo di applicare il lemma di Fatou. Prendiamo f con n di x uguale, se inquadro di nx per x appartenente a 0 più 0. Allora, cosa possiamo dire? Allora, l'integrale, ma prendiamolo per x appartenente a 0, 1. Voglio fare un ragionamento. Se lo faccio in 0 pi greco mi esce preciso il valore dell'integrale da calcolare. Se lo faccio tra 0 e 1 devo fare un ragionamento leggerissimamente. Allora, vediamo un po' questo integrale tra 0 e 1 del sen quadro di nx. Secondo voi in dx a chi convince? Io dico che convergia un mezzo. Alla metà. Questa come fa se inquadro di nx? È una funzione che oscilla molte volte tra 0, 1, 0, 1, che oscilla molto poco. E io so che a media un mezzo. Perché a media un mezzo? Per esempio, perché se invece di mettere sen quadro metto cosen quadro, la media è la stessa, perché è semplicemente uno shift della funzione. E per esempio perché sen quadro fa cosen quadro, quindi la media della somma è 1, la media di ciascuno delle due è uguale. Ma se io lo voglio dimostrare questo, c'è un metodo, ci sono tanti metodi, però un metodo è questo. Allora, io
posso scrivere che se un quadro di nx è uguale a un mezzo più se un quadro di nx meno un mezzo, cioè più 2 se un quadro di nx meno 1 fratto 2. Posso scrivere così. Questa quantità, questo trucco lo uso perché a volte serve effettivamente, e poi vedremo perché. Anzi, vedremo un altro esercizio dopo di questo. Apposta per... questo chi è? Questo è sen quadro meno cosen quadro, ma cosen quadro meno sen quadro è il coseno di x, quindi questo qua è mezzo meno coseno di 2 nx mezzi di sen. Mi sembra di aver fatto più. Quindi il mio integrale è l'integrale tra 0 e 1 di un mezzo meno un mezzo per coseno di 2nx in dx. Allora mi basta dimostrare che l'integrale di coseno di 2nx tra 0 e 1 tende a 0. Allora andiamo a fare l'integrale tra 0 e 1 del coseno di 2nx in dx. Allora facciamo il cambiamento di variabile, poniamo 2nx uguale t, questo diventa integrale tra 0 e 2n di coseno di t, però qua mi viene dt fratto 2n. Ora però questo lo posso scrivere come 1 su 2n. Allora, chi è? K. K è la parte intera di 2n fratto 2 pi greco, cioè la parte intera di n fratto 2. Questo lo chiamo Kn. Posso fare l'integrale tra 0 e Kn per 2 pi greco del coseno di t più l'integrale tra Kn per 2 pi greco e 2n del coseno di t. Allora, cosa mi succede? Mi succede che questo integrale fa 0, perché basta fare sostituire, questo è un multiplo intero di 2 pi greco, si può vedere cosa ne segue. Quest'altro integrale è fatto su un pezzo di intervallo che inizia su un multiplo di 2 pi greco e è lungo meno di 2 pi greco. Quindi questo integrale è compreso tra meno 1 e 1. Siccome è diviso per 2n, quando n tende all'infinito tende a 0. Quindi noi abbiamo che questi integrali tendono a mezzo. Ok? Adesso vedremo un'altra applicazione di questo effetto qua. Faremo un'anticipazione di un.
Ok. Va bene? E in che senso dobbiamo applicare Fadù? Allora, noi sappiamo chi è il minf, chi è il minimo limite su n del sen quadro di nx. Io non lo so valutare questo. Questo dipende dal risultato di analisi 1 che abbiamo visto l'anno scorso. Seno di nx, ci sono dei punti dove questo, per esempio, metteteci pi greco mezzi. Allora, seno di pi greco mezzi fa 1, se in quadro fa 1, 2 per pi greco mezzi fa pi greco, quindi viene seno di 0, seno di pi greco fa 0, se in quadro fa 0. Poi viene meno 1, il quadrato fa 1, quindi viene, se ci metto pi greco mezzi la successione fa 1, 0, 1, 0. Se ci metto, vediamo di trovarne qualcuna, comunque, se però x non è razionale, cioè scusate, non è un multiplo razionale di 2 pi greco, di pi greco, questo esempio, il minimif fa sicuramente 0. Perché fa 0? Se vi ricordate, la successione seno di nx, quando x non era razionale, aveva come punti di accumulazione tutto l'intervallo meno 1, quindi potevo estrarre una sottosuccessione di n, per la quale seno di nx l'estratta, diciamo, tendesse a quello che volevo io, per esempio a 0. Se in quadro, quindi è maggiore o uguale a 0, però posso trovare una estratta che tende a 0. Allora, che vuol dire che l'estremo limite di questa successione fa 0. Almeno, questo è, in dipendenza da questo risultato che abbiamo dimostrato l'anno scorso, è vero sicuramente se x non è razionale. Se x è razionale, bisogna fare i conti. Per esempio, se io prendo, sì, però se è razionale lo stesso, perché a un certo punto se è razionale del tipo p su q per pi greco, se io prendo come multiplo 2nq, qua mi viene 2kq, e allora mi viene q e q si semplifica, mi viene 2kp pi greco, e se di questa roba qui al variare di k e comunque fa 0, e quindi se in quadro fa 0, questo, effettivamente questo limite ma sempre 0. Però diciamo non sarebbe un problema se sui razionali questo limite facesse 1, a parte il fatto che noi dobbiamo dimostrare solo la disuguaglianza di Fadù, ma i razionali sono un insieme di misura nulla, cioè dopo aver detto che sui razionali questo limite fa 0, in realtà non ci dobbiamo preoccupare più di niente. Chiaro? Comunque, in questo caso effettivamente il limite fa 0 dappertutto. Allora, cosa posso dire? Posso dire che l'integrale del limite, cioè l'integrale di 0 tra 0 e 1 di x che fa 0, è meno uguale del limite dell'integrale che fa 1. Allora, grazie. In questo caso, come vedete, anche in questo caso ho il minore stretto, quindi questa è un'altra riprova che nel lemma di Fadù si può ottenere passando al limite il minore stretto. Va bene? Okay. Adesso andiamo a fare un altro. Allora, supponiamo di voler fare
l'integrale tra 0 e 1 della radice di 3 più vediamo un po', 3 più sen quadro di x. Ok? Allora, questo lo vogliamo fare per approssimazione. Ok? Allora, come si può fare? Cioè, sono due modi. Adesso faccio il primo, poi facciamo il secondo che è meglio il primo. Allora, l'idea è quella di portare la radice di 3 in evidenza. Insomma, quello che sta sotto la radice deve cominciare con 1. Allora, tutto questo qua lo chiamate T. Allora, T come fa? È compreso tra 0 e 1 terzo. Comunque è strettamente minore di 1. Allora, se io vado a fare radice di 1 più T, che sarebbe 1 più T alla 1 mezzo, questa qua ce l'ha una serie di tempo. Questa qua è somma per n che va da 0 a infinito di 1 mezzo n, 1 mezzo n per t alla n. Scriviamo solo i primi termini. I primi termini sono che se n uguale a 0 qua viene 1, se n uguale a 1 qua viene 1 mezzo t, se n uguale a 2 viene 1 mezzo per 1 mezzo meno 1 fratto 2 che viene meno 1 ottavo t quadro più. Ok? Se io uso questo sviluppo in serie, posso applicarlo alla radice di 1 più sen quadro x terzi, ponendo sen quadro x terzi uguale a t? Cioè, io me lo dico. Quindi cosa mi viene? Mi viene radical 3 per integrare tra 0 e 1 della somma per n che va da 0 a più infinito di 1 mezzo n. Questo imita il coefficiente binomiale, nel senso che questo, se ricordate, è alfa per alfa meno 1 per alfa per alfa meno n più 1 fratto n fattoriale, per t alla n. Quindi qua ci devo mettere sen quadro seno di x alla 2n fratto 3 alla n. E già questo va benino, va benino, nel senso che questi termini scendono abbastanza velocemente. Certo che convergono, questa convergeva qua, non c'è bisogno di applicare le pezze, perché questa è la convergenza di questa serie, siccome stiamo diciamo t sta lontano da 1, no? Questa qua c'è la radice di convergenza 1 e converge totalmente, quindi il simbolo di serie si può portare fuori del segno di integrale. Quindi qua ho radice di 3 fratto 3 per somma per n che va da 0 a più infinito, l'integrale tra 0 e 1 di 1 mezzo n seno di x alla 2n fratto 3 alla n. Quindi questo.
Ora mi rimane, è chiaro che qualche integrale qua me lo devo pure calcolare, o lo devo pure approssimare, lo devo fare, insomma, no? No, lo devo fare. I primi, allora, i primi termini quanto vengono? Viene radical 3 per, allora, il primo termine viene 1, integrato da 0 è 1 fa 1, poi mi viene più 1 mezzo per l'integrale da 0 e 1, un terzo per 1 mezzo fa 1 sesto, poi mi viene 6 quadro di x, poi mi viene meno 1 8 per 9, 8 per 9 è 72, integrale tra 0 e 1 sarebbe meno 1 ottavo per n uguale a 2, e qua viene seno alla quarta di x, più altri risultati. Ora, a parte il fatto, allora, questi integrali, se in quadro, se nella quarta, se in due n, a quanto tempo? Allora, se io scrivo integrale tra 0 e 1 di seno di x alla 2n, a quanto tempo? Questo è facile, qua questo è il caso tipico, quindi incidentalmente siamo finiti ad applicare la regola. Seno di x alla 2n, a quanto tempo? Se il seno aveva 1, vale sempre 1. Però il seno dov'è che vale 1? Qua mai, perché 1 non arriva neanche a pi greco mezzi. Però se ci stava qua 2, allora in pi greco mezzi valeva sempre 1. Ma in tutti gli altri punti questo è positivo perché è una potenza pari, ma tende a 0. Perché fissato x, seno di x è minore di 1, se x è diverso da certi valori, quindi la potenza è a 0. Una limitante è 1, una maggiorata, quindi questo tende a 0 ovunque o quasi ovunque, anche se fosse appunto in un intervallo che contiene qualche punto in cui la funzione tende a 1, non fa niente, e quindi l'integrale tende a 0. Quindi già questi tendono a 0, si rimpiccioliscono un po', sono positivi, ma sempre più piccoli. Questo si può calcolare con lo stesso trucco di prima. Questo è un integrale che si calcola, anche questo, però diventa, più la potenza è grande, più diventa difficile calcolare, insomma, laborioso, no? Però, diciamo che ne so, questo qua sarà dell'ordine di qualche uno o due decimi, diviso questo, siamo dell'ordine di 1 su 500, quindi stiamo ancora dobbiamo calcolare in questo integrale 3 minuti, quest'altro integrale 10, 6 minuti, però in 10 minuti calcoliamo tutto l'esercizio, però siamo ancora a livello della terza decimale. La seconda decimale più o meno è seguita, la terza forse. Ok? Andiamo a vedere se c'è un altro metodo migliore per calcolare questo. È un metodo migliore, anzi facciamolo per esempio fino a pi greco, perché voglio fare fino a pi greco, perché ci voglio mettere dei numeri. Allora, se lo faccio fino a pi greco, scrivo di qua il risultato, questo è radical 3 per 1 più un sesto, l'integrale di sen quadro tra 0 e pi greco fa pi greco mezzi, quindi qua mi viene pi greco dodicesimi, poi a
l'integrale di questo tra 0 e pi greco quanto fa? Se voi fate se inquadro più cosa inquadro al quadrato, allora perché quello fa pi greco mezzi? Se non poi dopo muore perché? Perché fa pi greco mezzi questo? Perché se faccio se inquadro, faccio cosa inquadro, questo è un periodo del se inquadro. Cosa in quadro è semplicemente scittato del se in quadro, quindi se faccio integrale di cosa in quadro su 0 pi greco, anche quello è un periodo, integrali sono uguali. La somma fa 1 di se in quadro per cosa in quadro, quindi l'integrale della somma fa pi greco, sono uguali e fanno tutte e due pi greco mezzi. O se no fate la sostituzione con le formule di duplicazione e vedete che fa pi greco mezzi. Se io faccio il quadrato di se in quadro per cosa in quadro, questo fa seno alla quarta di più coseno alla quarta di x più 2 sen quadro di x cosen quadro di x, che questo è solo questo termine qua è sen quadro di 2x mezzi. Allora l'integrale di sen quadro di 2x mezzi fa pi greco quanti? Perché c'è questo integrale di questo fa più pi greco mezzi diviso per 2 fa pi greco quarti, quindi l'integrale della somma di questi due fanno 3 pi greco quarti, ma siccome questi due integrali sono quadri, l'integrale di una sola delle due fa 3 pi greco quarti, 3 pi greco ottavi, quindi il termine successivo è meno 3 pi greco fratto, allora 8 per 72 fa 500, 8 per 2, 576, sì. Più altre idee. Va bene, allora gli altri termini si capisce che scendono perché c'è questo, c'è questo 3 alla n che li fa scendere, quindi possiamo dire ragionevolmente, a parte la convergenza, che qua stiamo bene fino a che questo è dell'ordine di un cinquantesimo, di un sessantesimo, perché questo è un po' più di 9, quindi siamo più o meno bene fino alla seconda decimale, quindi abbiamo fatto 10 minuti di fatica per avere il risultato approssimato a 2 cifre decimali. Andiamo a vedere se si può fare di meglio. Allora, qua subentra esattamente quel discorso di prima. Allora, andiamo a vedere. Allora, se il quadro di x è uguale a 1 meno coseno di 2x mezzi. E quella è la forma che prima abbiamo ricavato. O se no adesso ho scritto direttamente dalla forma di duplicazione. Ok, andiamo a sostituire, quindi questo diventa integrale tra 0 e pi greco della radice di 3 più un mezzo che fa 7 mezzi. Meno coseno di 2x mezzi. Ok? X uguale, uguale. Adesso se voglio fare come prima, che cosa devo fare? Devo mettere in evidenza il 7 mezzi. Perché io cosa so sviluppare? So sviluppare la radice di 1 più t.
se vuoi iniziare con 1, il 7 e mezzo deve andare fuori, quindi qua ci sta la radice quadrata di 7 e mezzo per integrare da 0 pi greco di 1 radice di 1 meno cos'è 2x 7 quando molto dentro 7 mezzi, 7 è meglio 7 e poi viene così due. Quindi adesso cosa posso scrivere? Posso scrivere come prima, questo è uguale alla radice di 7 mezzi, somma per n che va da 0 a infinito, l'integrale da 0 pi greco, di che cosa? Di un mezzo n, perché la potenza è sempre un mezzo. Per t alla n, adesso t chi è? Meno 1 alla n coseno di 2x alla n fratto 7 alla n di x. Andiamo a scrivere i primi termini. Quindi ho qua, lì forse non avevo aggiustato il fatto che l'integrale del primo termine non faceva più 1, ma faceva pi greco, no? L'integrale da 0 a pi greco è aggiustato. Quindi qua mi viene radice di 7 mezzi, però per il ragionamento che devo fare è abbastanza importante. Adesso qua mi viene integrale da 0 a pi greco di 1, poi il primo termine più, anzi meno un quattordicesimo, sarebbe più un mezzo per meno un settimo per coseno di 2x, poi il secondo termine meno un ottavo, quindi meno devo fare 8 per 49, e qua viene meno un ottavo, qua viene più 1, quindi più per meno meno 7 al quadrato da 49 per coseno quadro di 2x più altri termini uguale, continuo qua, radical 7 mezzi per pi greco, anche prima era pi greco, cioè però fuori c'era radical prima. Adesso questo integrale quanto fa? Integrale del primo pezzo, qua c'è il primo vantaggio 0, perché coseno di 2x, la x è come se variasse da 0 di pi greco, fate il cambiamento di variabile. Allora, integrare coseno sul periodo fa 0. Qua invece avete un integrale vero. L'integrale di coseno quadro di 2x tra 0 e pi greco fa pi greco mezzo. Quindi qua mi viene meno pi greco fratto 16 per 49. Più altri termini. Ora però è vero che il secondo termine è ancora dell'ordine di qualche millesimo, perché questo 16 per 49, 16 per 50 fa 800, fa 784. Pi greco fratto 784 è 1 su 250, 260, quindi 0.004 poi ci sta ancora da moltiplicare per questo che radice di 7 mezzi era tutto sotto radice, quindi che però è poco meno di 2, radice di 3 mezzi poco meno di 2, e quindi 0.008, quindi meno di un centesimo.
Il punto però è che se andiamo a scrivere i termini successivi, il terzo termine sarà un coseno cubo che integrato sul periodo fa. Il quarto termine sarà poi influente, ma quando arrivo al quarto termine è vero che c'ho un mezzo 4 che è un mezzo per meno un mezzo per meno tre mezzi per meno 5 mezzi. Comunque questo è abbastanza piccolo perché comunque viene meno 15 sedicesimi, quindi dell'ordine di 1. Ma qua c'è 1 su 7 alla quarta su. E 1 su 7 alla quarta è sicuramente meno di un millesimo. Ok? Quindi sostanzialmente quel risultato là è buono fino alla terza decimale, cioè guadagnato una cifra decimale. Ok? Insomma, questo è come agire più velocemente. Più andate a più termini calcolate, più vantaggio avete. Però diciamo, ai termini pratici, diciamo, ai fini pratici, se uno deve calcolare il risultato approssimato nell'ordine di qualche punto percentuale, qua l'approssimazione è molto buona. Là pure è buona però. E anche perché in quel modo, diciamo, tutti gli integrali di tutte le potenze sono effettivamente diverse da zero. Quindi qua invece guadagnate ulteriormente, a parte il fattore sotto che alla n che è passato da 3 a 7, che è meglio, guadagnate anche il fatto che quelli di indice dispari di danza. Ma che è naturale perché, guardate bene, il concetto è molto semplice. Voi avete una funzione, questa funzione qua, non ha media esattamente 3,5. Allora, qua era 3, 3 più 6 quadro usciva da 3 e 4. Però se io voglio partire da un'approssimazione, se non sapessi nulla della funzione questa, dico vabbè, diamo 3 e mezzo come approssimazione, no? Cioè 3 e mezzo per questa, poi faccio la radice. Se questa non ci fosse la radice, la media sarebbe esattamente 3 e mezzo. Siccome c'è la radice, la media non è radice di 3,5, perché la radice è non lineare e quindi diciamo mi abbassa un pochettino la media rispetto alla radice di 3,5. Vedete, il primo termine è utile, è negativo. Radice di 3,5 qua era sempre tutto 7,5 sulla radice. Questo, allora, si impari sempre di più dagli errori. Ora vedete, alla fine questo l'abbiamo subito controllato, l'abbiamo subito corretto, però perché io metto questo termine qua? Per capire esattamente dove finisce la radice. E perché qua mi sono sbagliato? Perché diciamo quando fai la segno di radice puoi sbagliare, nel senso puoi capire che si riferisce solo al numeratore invece che a tutto, perché qua non c'è un termine. Ma se vi ricordate, quando andate a scrivere la densità della gaussiana, se vi ricordate, per questo forse l'ho già detto, no? Quando andate a scrivere la costante davanti, che poi dimostreremo che deve essere questa, se vogliamo vedere la faccia 1, dimostreremo proprio appena faremo le formule di riduzione per gli integrali più variabili e il passaggio in coordinate polari, vi ho sempre detto di mettere sigma radice di 2π, non radice di 2π sigma. Per quale motivo? Se tu sei mentalmente ricordi la radice di 2π sigma, dopo un po' non ti ricordi più se la sigma va fuori della radice o va sotto la radice. Invece in questo modo non ti puoi sbagliare. Chiaro? Vabbè.
Allora facciamo una piccola pausa.